Nata qua a Campi Bisenzio con questi ragazzi, diciamo, com'è stato vedere questi, diciamo, questi primi scampoli di partita? Ma guarda, per tutta la gente che lavora con loro, in particolare loro che amano giocare, mi dà tanta emozione essere qui e vedere una cosa del genere. Complimenti a tutta la gente che lavora con loro. Un grande gol, 2-1 con la Fiorentina contro il Bari, è veramente grande, grandissima emozione. La Fiorentina li vuole avere tutti al campo per la prossima partita contro il Parma. Fiorentina si è sempre impegnata con l'associazione Quarto Tempo già dai tempi di Fiorentina Pro Special. Avete intenzione di investire ancora anche su questi ragazzi non vedenti? Sì, certo, ovviamente sono delle persone stupende, particolari e poi amano la partita. Certo, facciamo del tutto. Ora ho conosciuto il presidente, tutta la gente che gestisce, vediamo qualche cosa in più per la Fiorentina a loro per il futuro. Non c'è un insegnamento, un messaggio che possiamo trarre da eventi e giornate speciali come queste? Amare quello che ti piace a fare, quello è importante. Si vede qui, quando le persone amano qualche cosa, si vede il supporto alla gente attorno a tutti questi giocatori. Grazie a tutti. Grazie mille.